Ciao ragazzi, nello scorso video abbiamo visto come programmare il Raspberry Pi Pico non Wi-Fi con l'Arduino IDE. Invece in questo video vediamo come programmare il Raspberry Pi Pico W, quindi la versione Wi-Fi con l'Arduino IDE. Se vi siete persi lo scorso video, nello scorso video non abbiamo fatto altro che configurare l'Arduino IDE per il Raspberry Pi Pico e programmare un semplice sketch Blink. Un modo molto semplice per testare il Wi-Fi è caricare uno degli schizzi di esempio Wi-Fi. Quindi se avete seguito i passaggi del video precedente, ovvero quello da questa copertina, dovrete trovarvi, se andate su File, Esempi, Wi-Fi, esatto, Scan Networks. Si aprirà il programma, eccolo qua, e negli strumenti dovete andare a selezionare la scheda. Nella scheda andate a selezionare ovviamente Raspberry Pi, PR2040 Boards e poi Raspberry Pi Pico W. Successivamente andiamo sempre su strumenti e dopo che ci sono apparse tutte queste informazioni, decidiamo la porta, che nel mio caso è la porta 7, la COM7, carichiamo lo sketch. Passerà per la fase di compilazione, che in questo caso potrebbe essere un po' lunga, e aspettiamo che si carichi lo schizzo Scan Networks che scansiona la rete Wi-Fi e ne visualizza alcune informazioni come per esempio la potenza del segnale. Ok, sta caricando sulla scheda, tra l'altro vediamo che utilizza il 14% dello spazio disponibile per i programmi e se evita questo errore dovete solamente staccare la USB da Raspberry Pi Pico e mentre premete il pulsante Boot Cell inserire di nuovo la USB, quindi rilasciare. E poi fare di nuovo questa operazione, ovvero andare a selezionare la porta e ricaricare lo sketch. Quindi premete il pulsante se vi dà quell'errore, però vi spoilerò che quell'errore non ve lo dà sempre. In realtà io non ho capito perché dia quell'errore a volte sì, a volte no, però per esempio in questo caso l'ha dato e allora ho dovuto premere il pulsante Boot Cell. E come vedete, nonostante il messaggio sia arancione, quindi potrebbe sembrare un errore, non dice altro che resetting, poi converting, eccetera, eccetera, e scrive: ho scritto 649.216 bytes sulla memoria D, che è quella del Raspberry Pi Pico. Adesso, se io vado sul monitor seriale e controllo un attimo il bitrate, esatto, 9.600, apro il monitor seriale e mi dice: la scheda in COM11 non è disponibile, quindi io stacco, riattacco. Seleziono la porta e apro il monitor seriale. Esatto, vedete? Dovreste, come in questo caso, vedere un elenco di reti Wi-Fi locali, il loro SSID, se ne consentono la visualizzazione, il loro metodo di crittografia e la potenza del loro segnale. Per esempio, questa rete Wi-Fi ha questa potenza di segnale e, per esempio, la crittografia è automatica, mentre per esempio qui usa il protocollo WPA2. L'elenco, dopo un breve ritardo, ovvero di 10.000 millisecondi, se non sbaglio, esatto, sì, si ripete, quindi scannerizza le reti Wi-Fi ogni 10 secondi. Ora che abbiamo confermato che possiamo lavorare con il Pico W, utilizzando l'IDE di Arduino, siamo pronti a scrivere parte del nostro codice per sfruttare la nuova funzionalità Wi-Fi. Per fare questo dobbiamo connettere il Raspberry Pi Pico W alla nostra rete Wi-Fi. Quindi dobbiamo connetterci a una rete Wi-Fi come client. Questo ci richiederà di passare le nostre credenziali di accesso per entrare in una rete crittografata, come sono tutte le nostre reti Wi-Fi. Dopo aver effettuato la connessione, con successo, ci verrà assegnato un indirizzo IP. La libreria Wi-Fi, già inclusa nel Arduino IDE, è proprio la chiave per far funzionare tutto questo. Per esempio, io vi lascio in descrizione questo sketch che state vedendo a schermo. Questo schizzo illustrerà il funzionamento di base della libreria Wi-Fi, collegando semplicemente il Pi Pico alla nostra rete Wi-Fi locale a 2,4 GHz e legge l'indirizzo IP assegnatogli dal server DHCP della nostra rete. Ovviamente, per fare questo, in your SSID dovete scrivere il nome del vostro Wi-Fi, che nel mio caso è questo, e la vostra password. Qua ci sono diversi comandi, per esempio l'inizializzazione del monitor seriale per leggere quello che dobbiamo leggere, poi la modalità del Wi-Fi, che in questo caso è modalità station. Poi l'inizializzazione della connessione a Wi-Fi, che si basa sull'inserire l'SSD e la password che vengono ricavate da questa const char. Aspettiamo quindi che la rete si connetta monitorando lo stato della costante VL connected. Se è falso, allora non siamo connessi. Quindi ci connettiamo e stampiamo l'indirizzo IP che ci viene assegnato, ovvero il local IP. Carichiamo sulla scheda e questo ci verrà stampato ogni 2 secondi, così a caso.
sta compilando lo sketch, che ci vuole un'eternità ogni volta, quindi non vi spaventate, non chiudete tutto solo perché non si sta caricando. Se sentite il rumore della disconnessione nel Raspberry Pi Pico W, state tranquilli, è tutto normale, perché semplicemente viene resettata la COM 11, come c'è scritto qua, però quando c'è scritto caricamento completato, c'è scritto caricamento completato, quindi è così. Apriamo il monitor seriale, ovviamente impostiamo il baud rate allo stesso, che era 115.200, quindi... Anche se, vedete, ce lo dà lo stesso, però noi lo imposteremo comunque a 115.200. Ed ecco qua, ci viene restituito il nostro indirizzo IP a cui ci siamo connessi. Perfetto così. Ora però, insomma, questo ci serve a poco, perché noi dobbiamo fare la cosa più semplice del mondo, ovvero controllare un LED tramite il Wi-Fi, tramite un'interfaccia web. Questa è la stessa cosa essenzialmente che abbiamo fatto con il linguaggio MicroPython in quest'altro video, del quale state vedendo adesso la copertina, solo che nel nostro caso useremo il linguaggio C++ o comunque il linguaggio wiring, no? Quello di il dialetto di Arduino e appunto l'ID di Arduino, l'IDE di Arduino. Questa pagina HTML sarà molto semplice, giusto per controllare il web, ma se volete sapere come creare una pagina HTML vi lascio nel video in cui abbiamo connesso il Raspberry Pi Pico W con MicroPython e l'IDE Tonny, dove abbiamo creato anche una pagina HTML da zero. Quindi, visto che non mi voglio perdere in queste cose che abbiamo già fatto, semplicemente copiate il codice che vi lascio in descrizione, che ho trovato anch'io su internet, quindi è molto semplice, e andatelo a caricare sulla scheda. Mentre si carica, che cosa abbiamo qua? Abbiamo l'inclusione della libreria Wi-Fi, poi tra l'altro ho avviato il caricamento senza impostare l'SSID e la password, che diciamo sono molto importanti, cosa che vado a fare adesso, scusate per la svista. Successivamente creiamo un oggetto Wi-Fi server, denominato appunto server, e lo mettiamo sulla porta 80, che è la porta appunto HTTP. Perché la porta 80? Lo spiego sempre in quel video. Definiamo le variabili per contenere la richiesta dell'HTTP dal browser e diciamo per, tra virgolette, mantenere lo stato del LED integrato del Raspberry Pi Pico W. E usiamo una stringa, no? Off, per poterlo visualizzare poi sulla pagina HTML. Definiamo anche queste, che sono le variabili per, diciamo, contenere il tempo, per avere un timeout sulla nostra pagina web. Ovviamente, vedete, questo usa lo stesso metodo dello sketch blink without delay, per appunto avere un delay che non blocchi il microcontrollore. E questo è essenziale perché in caso contrario non ci disconnetteremmo mai e alla fine esauriremmo le connessioni. Nel void setup abbiamo il monitor seriale, ovviamente, quindi usiamo il LED integrato come output, normalmente, come si usa nello sketch blink, e lo impostiamo subito su low per mantenerlo, cioè per far sì che quando si accende rimanga spento. Poi ci colleghiamo, come nello schizzo precedente, all'SSD e la password, quindi al Wi-Fi con wifi.begin, comando della libreria wifi.h, e subito dopo, a parte qualche scritta sul monitor, abbiamo l'oggetto Wi-Fi server che abbiamo creato. Nel loop invece ascoltiamo le connessioni client in entrata, tra virgolette, quindi quando otteniamo una connessione, cioè quando un browser web accede alla pagina, avviamo il timeout e vediamo se ci sono informazioni dal client. Ovviamente il nostro client siamo noi, cioè quelli che inviano informazioni al LED. Se otteniamo informazioni dal client, questo c'è scritto tutto qua sotto, le suddividiamo per vedere quale valore c'è nella stringa dell'URL e cambiamo di conseguenza il pulsante sullo schermo, come anche le scritte sul monitor seriale, eccetera. Una volta caricato il codice, mentre lo spiegavamo un attimo, possiamo andare sul nostro browser e scrivere l'indirizzo IP. E vado dal nostro browser sull'indirizzo IP di prima. Aspetto ed ecco qua, Pico W LED Control, e come vedete da questa ripresa esterna, io premo qui e quasi istantaneamente si aggiorna sia il pulsante e sia il Raspberry Pi Pico qua sotto, che stavo cercando di indicare col mouse. Comunque vedete, funziona. Questo era come collegare il Raspberry Pi Pico e creare un'interfaccia web tramite il mitico e indimenticabile e sempre amico di tutti noi Arduino IDE. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao!